È stato un pretesto per una resa dei conti. L'ex assessore all'urbanistica Cecilia Del Re non usa mezzi termini nella conferenza stampa che convoca nel pomeriggio per spiegare la sua versione dell'affare tramvia. Il sindaco avrebbe voluto che io dicessi che quello che ho detto non lo pensavo, ma non è così e il tema non è la tramvia in Piazza Duomo, ma l'accessibilità al centro storico e la vivibilità stessa del centro. Il dibattito sulla staffa di Via Martelli, dice ancora, esiste ed è anche nel documento del PD, che poi si è risolto con un passaggio della tramvia dal Duomo, con un bussino elettrico o altro, non so, ma esiste. Evidentemente però, continua l'assessore, è un tema tabù. Del Re non è ancora riuscita a parlare con il sindaco, nonostante, spiega, ci abbia provato in tutti i modi. Anche del suo licenziamento, cioè il ritiro delle deleghe, lo ha appreso dagli organi di stampa. Evidentemente, in vista delle elezioni 2024, ero ingombrante, spiega riferendosi a una sua possibile candidatura a sindaco il prossimo anno. Oggi però non è il momento di parlarne, sottolinea. Sulla questione politica, Del Re tira in ballo anche gli ultimi cambiamenti interni al PD. Non basta cambiare pelle a livello nazionale se poi le stesse logiche perdurano a livello locale. E devo dire che il gesto odierno, ecco, i metodi utilizzati ieri e oggi, i toni, non sono un bel messaggio che oggi arriva, si tiene a Firenze e da Firenze parte, perché comunque Firenze è una città importante all'interno di un panorama nazionale. E di un momento per il nostro partito importante perché si apre una nuova fase con una nuova segreteria e ecco anche un nuovo auspicio a lavorare in armonia e con unità. La ventata di innovazione a livello territoriale non c'è stata. Mi auguro che Schlein e Bonaccini arrivino a cambiare le dinamiche anche dei territori perché c'è un problema di democrazia nei processi decisionali, aggiunge Del Re, che però non lascerà il partito. Il PD è molto più grande di queste dinamiche, spiega. Sorride, ma è provata e si vede. Ringrazia tutti, a partire dai suoi elettori. Da oggi torna ad essere una privata cittadina. Continuerò a dare il mio contributo alla città, promette. Come si vedrà.